Mio cugino. Avete presente quella canzone di Elio e le storie tese, che dà un po' il titolo a questa nostra diretta di oggi? È una canzone dei miei tempi ormai, io sono, vedete, ho il capello grigio, quindi ormai si dice le canzoni dei miei tempi, in cui Elio e le storie tese fanno il verso alle leggende metropolitane che normalmente nelle piccole compagnie di ragazzotti di provincia si celano dietro mi ha detto mio cugino con due G, rigorosamente con due G, quindi non è un errore di stampa, non è un typo il mio, è proprio voluto. E questo mio cugino stamattina attraverso la radio mi ha detto che il Museo degli Uffizi è riuscito a mettere il copyright su un'opera di Michelangelo, su un famosissimo dipinto di Michelangelo, il Tondo Doni, che sta effettivamente agli Uffizi, no? E l'ha fatto, come ha fatto a mettere questo copyright? L'hanno fatto attraverso un NFT, che è la nuova parola. No, ogni anno partono delle parole che diventano appunto cosiddette password, di cui tutti devono parlare, anche se non sanno di che cosa si tratta, anche se in realtà non si è ben capito se ha senso parlarne, che è un po' il caso degli NFT. E quindi tutti si riempiono la bocca di questa parola e col rischio che poi di come dire, di portarla fuori dal suo significato, trattarla in modo superficiale, abusarne. E vi racconto la storia. Scusate, ma torno su un tema cavallo di battaglia che volevo abbandonare per un po' di tempo per farvi respirare, ma stamattina ero in auto, stavo guidando, accendo la radio e sento i due conduttori del programma che vanno su questo tema delle riproduzioni dei beni culturali, che ovviamente è il tema che mi scalda di più in questo ultimo periodo, come sapete. E allora, premessa, non dico qual è la radio, non mi interessa, non voglio fare polemica con loro. Dico solamente che era un programma non tecnico, non specialistico, quindi non si trattava che ne so, di Radio 24 che fa l'approfondimento con gli esperti di beni culturali, quindi era un programma di intrattenimento, quindi assolutamente perdonabile la loro ingenuità. Però i due conduttori si sono fissati su questa storia che tra l'altro risale a maggio, quindi non è una notizia neanche freschissima, del Museo degli Uffizi che ha venduto, insomma, a un prezzo non così irrilevante, un NFT, un non-fungible token, del Tondo Doni. E quindi è una notizia, so, ho cercato, una notizia che era girata guardate, su internet l'ho trovata intorno al 18 di maggio 2021. E cosa dice uno di questi due conduttori? Dice, sì, hanno venduto questo, l'ho venduto a 70.000 euro, se ho capito bene, a un collezionista, ecco. 70.000 euro derivanti dalla vendita della prima serigrafia digitale unica a questo collezionista che non si è rivelato, autenticata da blockchain e protetta da brevetto. E quindi sono riusciti gli Uffizi a monetizzare un'opera che in realtà il copyright, come ho già spiegato più volte, non l'ha mai visto in tutta la sua vita. Perché? Perché quando Michelangelo ha disegnato, ha dipinto l'opera, ma anche, che ne so, Bernini ha fatto le sculture, il copyright non esisteva. Il diritto d'autore è una trovata moderna degli ultimi 3 secoli, più o meno, dal 1700 in poi, forse per noi anche 1800. A cosa arrivano a dire questi? No, c'era in questo programma TV, scusate, radio, c'erano poi le classiche interventi da casa, no? Gente che telefonava, registrava messaggi vocali o mandava messaggi scritti che poi venivano letti in onda. Uno di questi messaggi che mi ha riempito di gioia e di luminosità è stato quello di una ascoltatrice che dice: ma scusate, ma perché io devo pagare 70.000 euro per avere un file digitale che è una foto sostanzialmente del Tondo Doni di Michelangelo? Quando vado su Google Immagini o su Wikipedia o dove voglio, su internet, e ne trovo n.000 di immagini anche ad alta risoluzione identiche di quell'opera, e me la posso tenere sul cellulare gratis? Sono mica scema? Questa era la domanda. Che sembra banale, ma che in realtà no, è quelle classiche domande che ti fanno i bambini di 5-6 anni che vengono con quella spontaneità e tu dici: oh cacchio, sta a vedere che forse mi ha dato un punto di vista. Ecco, questo è uguale. Questa era un'ascoltatrice che probabilmente non aveva capito nulla della questione, però la domanda ci fa capire
come per l'essere umano comune, l'uomo della strada, la questione degli NFT e di un copyright su una cosa che da un lato il copyright non avrebbe mai dovuto averlo e mai l'ha visto, e che si trova liberamente online, gratuitamente, su tutti i siti, che addirittura alcuni te la fanno scaricare gratuitamente, no? Perché abbiamo anche dei siti che non solo noi, cioè che, da cui noi possiamo prendere queste immagini in modo furbetto, no? C'è scritto copyright, non puoi scaricarla, ma io me la scarico lo stesso. No, ci sono siti che te la fanno anche scaricare per uso personale, liberamente, c'è pure tanto di licenza, no? Quindi diciamo, io perché sono così cretina a dover spendere 70.000 euro, ma anche fossero 5.000, anche fossero 200 euro per comprare una cosa che si trova gratuitamente su internet? Ecco, lascio aperto questo fantastico quesito che vale un po' per tutto il mondo digitale, no? Nel momento in cui una cosa si può trovare identica da un'altra parte gratis, perché dovrei essere così pazzo per mettermi di mia volontà a pagarla? Ok, poi ci sono scelte etiche, a volte c'è gente che dice no, voglio perché voglio finanziare quel tipo di attività, ok, ma la riporto sul piano del copyright in senso stretto. La risposta di uno dei due conduttori del programma è stata quella che mi ha gelato le vene. È stata, vabbè, sì, quelle che stavano su internet, sì, certo, si possono scaricare così, ma così violi il copyright. Invece, dobbiamo ricordarci che c'è il copyright e quindi con questo NFT tu hai pagato il copyright. E lì, ecco, mi sono da un lato gelate le vene, dall'altro ho capito quanto, stia passando un messaggio sbagliato. E questo purtroppo è colpa di questa normativa sciagurata che abbiamo in Italia, che lascia l'illusione che su Michelangelo davvero ci sia un copyright, che tra l'altro di chi sarà sto copyright, visto che non ci saranno più gli eredi di Michelangelo, e Michelangelo non ha ceduto i diritti a delle agenzie, a delle aziende che gestivano il suo patrimonio, a delle fondazioni, e quindi questo copyright di chi sarà? Degli Uffizi, del Museo degli Uffizi. Peccato che la situazione non è proprio quella, no? Non ripeto tutta la lezioncina, vi rimando al video che ho fatto pochi giorni fa, che trovate sempre su questa pagina, in cui io parlo di pseudo copyright su beni culturali, no? Che sono quelle due norme, articolo 107 e soprattutto 108, attenzione, del codice beni culturali, che non è la legge sul diritto d'autore, quindi siamo in un campo completamente diverso. Però di fatto io lo chiamo pseudo copyright perché di fatto ottiene lo stesso effetto del copyright, cioè mettere un diritto di riproduzione su un'opera, su un oggetto immateriale, quindi di fatto un copyright, come se fosse un'opera, un libro pubblicato recentemente, una fotografia, un software, una banca dati, un'opera cinematografica. Peccato che, ripeto, Michelangelo quest'opera l'ha fatta nel pieno Rinascimento, in un'epoca in cui il copyright non c'era, lui non l'ha mai visto. Ma adesso, in virtù di questa norma, il Museo degli Uffizi può vantare, cioè nel senso può chiedere dei compensi per alcuni tipi di riproduzione, attenzione, non tutte, quindi adesso non andatemi in panico, quindi, oddio, io sul mio account Instagram ho fatto delle foto un giorno quando sono andato in un museo a Roma o in un museo a Torino e adesso mi fanno caso, no. La norma articolo 108 codice beni culturali libera tutta una serie di utilizzi, tra cui quelli che normalmente fate come utenti turisti, no? Che vanno in giro a fare fotografie per strade, vedono il palazzo tale, il monumento X, la chiesa Y, ok? Quindi state tranquilli. Però certi tipi di produzioni di carattere commerciale, quindi se avete una casa editrice e volete utilizzare il tondo Doni o un particolare del Davide di Michelangelo, dovete chiedere agli Uffizi o alle gallerie dell'Accademia, a seconda dei due casi, un'autorizzazione che vi viene data dietro compenso, dietro pagamento, che va in tasca, va nelle casse del museo, quindi non nelle tasche degli eredi di Michelangelo, ok? Quindi cosa molto diversa dal copyright. Sulla sensatezza di questo diritto che vincola la riproduzione di beni culturali che ormai sono diventati di pubblico dominio e quindi devono diventare patrimonio dell'umanità, rimando a quello che ho già detto. Comunque capite già qual è, dal tono della mia voce capite già qual è il mio punto di vista. Anche perché, come abbiamo detto, ci sarebbe una direttiva europea che dice che questa norma andrebbe cambiata e il nostro legislatore pare che faccia orecchie da mercante e non voglia cambiarla. Lasciamo perdere, ripeto, lo abbiamo già detto queste cose, ma
In questa diretta radiofonica di stamattina si è sovrapposto a questa totale confusione e distorsione sull'argomento anche la confusione e distorsione portata dal nuovo protagonista, l'NFT, il Non Fungible Token, che è un'altra roba che, perdonatemi, mi fa rizzare i capelli, mi fa ghiacciare il sangue nelle vene. Perché, boh, perché ho un po' l'impressione, allora può essere, e metto le mani avanti, può essere che io mi sia talmente ormai invecchiato e irrigidito che non riesco più a essere così elastico e aperto alle innovazioni. Questo succede intorno ai 40-45 anni, l'età in cui mi sto a cavallo, qui sono a cavallo io. Quindi può anche essere, lo dico molto serenamente e non è una battuta, può essere che io non stia capendo questa innovazione, ma può anche essere. Può anche essere, lascio aperta il dubbio, che questi NFT siano una colossale cazzata. Perdonate il termine, cerco di contenermi, però, cioè, quantomeno non sono una cazzata colossale, ma lo sono applicati al diritto d'autore. E così ho fatto outing su come in questo momento percepisco il tema, mi sono dichiarato. Adesso saranno alcuni miei colleghi mi diranno: ecco, vedi, riprendi, rema contro all'innovazione, non è più quello di una volta. Vabbè, può essere, ripeto, può davvero essere così, ma io ho appunto l'impressione invece, fino adesso, che di questi NFT si parli tanto perché sono una nuova buzzword, quindi tutti devono far vedere che ne parlano, compresi anche alcuni miei colleghi avvocati, quindi lancio subito una frecciata di polemica, di velata polemica, per cui magari ne parlano eccessivamente per far vedere che ne hanno confidenza, ma in realtà solo per incrociare lo stream di persone che parlano, di cui, quindi non so, negli hashtag mettersi questa parolina magica così la gente viene sui tuoi social, no? L'ho fatto anch'io oggi. Ho fatto una diretta finalmente con l'hashtag NFT. Così siamo contenti, mi sono messo anch'io in questa grande famiglia di gente che pur di avere quel famoso quarto d'ora di celebrità, segue l'onda, ok, l'ho seguita anch'io, però lo faccio in modo critico, perché a me questa cosa inventarsi un diritto su una cosa che, ripeto, è diventata patrimonio dell'umanità, è di tutti e né di nessuno, non è di nessuno, ma è di tutti contemporaneamente, come appunto un'opera di Michelangelo, farla diventare vincolata nelle sue riproduzioni attraverso o il diritto dei beni culturali, con tutti i limiti che abbiamo già spiegato, o addirittura adesso tokenizzandola, cioè incartandola, passatemi la metafora, fare un token vuol dire incartare per bene questo file, che non, altro non è che una fotografia no, del dipinto, uguale a quelle che troviamo liberamente online, magari qua dicono una risoluzione molto alta, va bene, non so sinceramente cosa ce ne facciamo, cioè sapete che l'occhio umano sopra un certo livello di risoluzione non percepisce la differenza, no? Quindi, tolto quello che, vabbè, questo NFT avrà una risoluzione mega galattica, posso farci uno di quei cartelloni pubblicitari che si mettono sui palazzi, ok? Ma se io non faccio quell'attività, se non faccio l'agenzia di pubblicità, avere sul mio computer un file che pesa 2 giga di roba con una risoluzione mega galattica, non so, dubito di riuscire a trovarne un'utilità, comunque lascio a voi anche questo quesito aperto. Però ecco, tokenizzare vuol dire non solo avere questo file con questa grande risoluzione, perché quello si poteva avere anche prima del mondo degli NFT, ma vuol dire incartarlo in modo tale che abbia una sorta di come dire, numero di matricola che lo rende unico. Quindi quel file, a differenza di tutti gli altri file, nel mondo digitale un file è un file, quindi un elenco di bit che può essere duplicato senza problemi, nel senso io prendo questo elenco di bit, lo co faccio copia e poi lo incollo in un'altra cartella, ho creato un clone identico, non è neanche una copia, perché la copia implica che ci sia un originale che è migliore, che è perfetto, e io ne ho fatto una copia. Lì invece sono due cloni, no? E questo è il digitale, ce lo portiamo dietro da 20 anni ormai, no? È sotto gli occhi di tutti, quindi non distingo più qual è la copia dall'originale. L'NFT mi permette di andare in contro, diciamo, controcorrente in questa direzione, cioè creare un qualcosa che è digitale ma che è unico e quindi mi viene venduto. Qual è l'obiettivo di questo? No? Vendermelo a 70.000 euro. Bellissimo.
Bellissimo, io grazie a questa tecnologia sono riuscito a trovare un genio, mi stavo dicendo un'altra parola, collezionista che ha versato 70.000 euro agli Uffizi per avere questo file. Fantastico, genio. No, genio soprattutto, genio del marketing, il direttore degli Uffizi, che adesso ovviamente mi banneranno, mi chiederanno rettifiche, mi chiederanno di pubblicare un articolo no, in cui spiego la mia posizione. Però, genio del marketing perché bravi, in effetti, sono riusciti a spremere 70.000 euro da un limone che aveva già tirato fuori tutti i suoi succhi. Che è un'opera di Michelangelo fatta appunto nel lontano Rinascimento, nel glorioso nostro Rinascimento. Quindi assolutamente, se questo porta a finanziare enti come gli Uffizi gloriosi e importantissimi, unici al mondo, che poi investono questi soldi in conservazione dei loro beni, ricerca, restauri, attività di restauro dei loro preziosissimi capolavori, magari borse di studio, borse di ricerca per ragazzi che vanno lì a fare attività. Assolutamente bellissima questa cosa. Rimane molto il dubbio della sensatezza di tutto questo meccanismo, nel senso che boh, se l'obiettivo è spremere questo limone il più possibile, tirar fuori i soldi, boh, forse ci sono altri modi, non lo so, non lo so. Lascio aperto un po' il quesito, vediamo se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, perché oggi mi sono lasciato molto prendere dallo slancio emotivo, forse troppo, e magari fra un'ora mi riguardo la diretta e dico: no, aspetta, potevo evitarla questa cosa, no? Probabilmente succederà. Però ho fatto, diciamo, questo coming out, non outing, più correttamente coming out della mia posizione sugli NFT applicati al mondo del diritto d'autore, che è il mio mondo. Io lo vedo davvero come per adesso, una cosa che è giusto la caciara, direbbero a Roma, che si è creata attorno al termine. Allora adesso tutti devono parlarne, dobbiamo trovarne un'applicazione, e quindi nel diritto d'autore abbiamo trovato questo. Ok, però come giustamente ha detto un mio caro collega, probabilmente l'unico caso sensato di applicazione degli NFT nel mondo del diritto d'autore è il caso di un artista che vuole ricreare in digitale l'effetto che si creava con le copie numerate, le stampe numerate, no? Cioè le litografie. Cioè, litografia che è uscita in 50 esemplari e tu hai comprato la copia 4/50, no? E quindi crei una scarsità che fa aumentare sul mercato il valore del bene, no? Che quello è in effetti il meccanismo tipico del copyright, del diritto d'autore, del brevetto, del marchio, cioè creare scarsità attraverso uno strumento giuridico, un istituto giuridico, per aumentare il valore di quel bene, quindi generare ricchezza su quel bene, incentivare la creatività. Quello è sempre stato così da 300 anni, da 3 secoli, così sarà. Quello è il senso. Adesso però aggiungiamo questa cosa per cui noi impacchettiamo un oggetto digitale che di per sé è proprio per sua natura, perché è digitale, è portato a essere duplicato in tutti i modi, in tutte le salse e con tutte le tecnologie disponibili ad oggi, e a costo zero, no? Perché fare copia e incolla di un file costa ad oggi zero, anche se il file è molto, molto, diciamo, pesante. Costa anche zero trasportarlo, costo zero è farlo arrivare da Firenze a Tokyo, perché basta metterlo su un server e l'omino di Tokyo se lo scarica in 0,0 secondi. Quindi questo è digitale, cioè, dobbiamo forse iniziare a capire che ci siamo dentro da un bel po' di anni probabilmente. Però ecco, questa cosa di NFT vuole cercare di andare in controtendenza e attraverso appunto la blockchain rendere unico un file, e quindi dare questa illusione di avere: ah, io ho preso una copia numero 2 di una cosa digitale. Quindi, però ecco, nel diritto d'autore forse sì, può aver senso in tutti quei casi in cui ci sono artisti, quindi immagino a disegnatori, che ne so, performance di vari tipi, che vogliono fare poche copie di un'opera e quindi sapere che ce ne sono in circolazione solamente 100, 1000, e venderle quindi ad un prezzo più alto perché sono copie limitate. Rimane il dubbio
come fanno a rimanere poi limitate. Perché essendo dei file, una volta che io estraggo il token, lo posso poi fruire come una normalissima immagine, no? E quindi basta che ci sia uno che rompe il giochino e dice, vabbè, io ho pagato, adesso non mi interessa più tenerla come cosa unica e originale, violo il copyright, come fanno tanti, la metto online. Ok, ha violato il copyright, però intanto l'opera sta continuando a circolare. E poi hai voglia di andare a fermare questo circolo attraverso gli strumenti tipici legali no, strumenti processuali del diritto, perché in un mondo come quello digitale di internet, no, se il contenuto viene messo nel dark web oppure su dei server in un paese un po' esotico e bizzarro, i buoi sono scappati dal recinto. Allora, no, vedo che state calando, non mi abbandonate proprio adesso, voglio le domande. Possibile che non ci sia nessuno che fa una domanda su questo tema? Mi avete seguito mediamente, ho visto 10-12 persone. Se non ci sono domande vi devo lasciare, attenzione. Dopo vi potrei mancare. Va bene, dai, battute a parte, chiudo qua. Grazie per aver seguito, soprattutto grazie a chi farà condividi come al solito. Ribadisco che, visto i temi molto di nicchia trattati, ogni condivisione da parte vostra è davvero molto, molto preziosa e molto utile per diffondere un po' sensibilizzare su questi temi. Va bene, grazie a tutti e scusate l'incursione un po' caliente, un po' emotiva. Poi magari mi riascolto e la cancello. Ciao ciao, alla prossima.